Sì, mi hanno rubato la barba. E mentre aspetto che commentiate per dirmi se sto molto meglio o molto peggio, si parte con La Bella e la Bestia. Film del 1991 e trentesimo classico Disney. È senza dubbio uno dei più bei classici Disney in assoluto. Se fate parte delle persone che hanno intenzione di chiedermi qua sotto qual è il significato della Bella e la Bestia e perché ci sono tanti controsensi, come il fatto che la fata decida di punire l'intero castello anziché punire semplicemente la bestia, tranquilli, sto già facendo un video su questo tema. Aspettate soltanto che lo pubblichi. La Bella e la Bestia è una favola scritta nel 1756 per la primissima volta, ma in realtà è una favola molto più antica. Come quasi tutte le favole, ha delle origini antichissime, ma questa in particolare, beh, diciamo che la versione più antica è famosissima. E si chiama Amore e Psiche. Amore, psiche e voluttà. La favola di Amore e Psiche infatti funziona esattamente come La Bella e la Bestia, cioè la storia d'amore fra l'anima e il corpo, cioè fra quella che è perfetta, pura, e quella che invece è affetta da desideri carnali, violenza e tutto ciò che invece non fa parte dell'anima di una persona, ma delle emozioni momentanee. Ovviamente serve un equilibrio fra i due per sopravvivere, ed è di questo che parla questa favola. Ne esistono due versioni, quella di Villeneuve e quella di Beaumont. Tutte e due sono abbastanza famose allo stesso modo, non ce n'è una che sia davvero più famosa dell'altra, come succede per esempio con i fratelli Grimm. Sia Villeneuve che Beaumont non sono esattamente i soliti scrittori di favole. Infatti questa favola è stata per anni considerata, beh, non una favola. C'è chi lo considerava sul serio una sorta di romanzo. Di questa favola ci furono varie scritture, perché era da anni che la Disney la voleva fare. Una canzone censurata, non sto scherzando, una canzone censurata dalla Bella e la Bestia è Umano di nuovo. Chi di voi conosce il film perché l'ha visto in VHS e quindi non sa che cosa sia questa canzone? Mentre coloro che l'hanno visto in DVD è possibile che la conoscano, visto che in alcuni DVD è stato reintegrato. Sta di fatto che al cinema non è mai arrivato. E durante questa canzone parlano di quanto saranno felici quando saranno umani di nuovo. La canzone era bellissima, ma venne completamente tagliata perché creava dei buchi di trama. Se avete visto il film del 2017, perché parlerò anche di questo, sapete che nella trama del film sono stati aggiunti alcuni particolari. Fra di questi, il carry-on della madre di Belle. Questo carry-on doveva esserci anche nel classico Disney originale, ma venne tagliato. Infatti, come sappiamo, Maurice va a un convegno di invenzioni. Ma non ci viene spiegato quale sia esattamente la sua invenzione da portare al convegno. Ma non si approfondisce troppo questa questione. Beh, all'inizio la Disney pensava di far portare questo carry-on al convegno per fare in modo che Maurice riuscisse a venderlo per guadagnare i soldi sufficienti a non morire di fame. Yes, that's very nice of him. Yes, perhaps you'll ask him to the dance. Come on, sweetie. How about a little time with me? Come on up. No.
Please. It can't be. La Bella e la Bestia è il secondo film Disney ad essere stato fatto con l'aiuto del computer. Il primo è stato Bianca e Bernie nella Terra dei Canguri. Ci troviamo molto prima rispetto a Toy Story, quindi, sul serio, queste erano le prime sperimentazioni. E sono stati fatti al computer un sacco di particolari che non vi aspettereste. Stranamente il castello no. Nel 1888 arrivò la primissima idea per fare La Bella e la Bestia. Visto che stavano già lavorando alla Sirenetta, già si preparavano a trattare altre favole. E la prima sceneggiatura venne scritta da Jim Cotts e Jean Leroy. Pensarono di creare una principessa basandosi su Ariel. Solo che si resero conto, vedendo Ariel, che forse era un po' troppo stupida e naif per essere davvero una rappresentante della donna degli anni 90. Quindi decisero di renderla più acculturata e intelligente possibile. Un personaggio eliminato è quello della zia di Belle. Nella favola originale, infatti, Maurice ha varie figlie. Non solamente Belle. Belle è solamente la sorella più piccola, nonché l'unica davvero buona, mentre le altre sono viziate e crudeli. All'inizio si pensò di mantenere semplicemente la favola originale e tenere qualcosa come due sorelle, ma era fin troppo simile alla trama di Cenerentola. Quindi si decise di sostituire il personaggio delle sorelle cattive con una zia che, beh, era assolutamente intenzionata a costringere Belle a sposare Gaston. Non doveva essere Gaston quello a voler sposare Belle a tutti i costi, infatti. La zia si chiamava Zia Marguerite, e fra gli animali che dovevano apparire ci doveva essere un gatto che lei odiava. E questo gatto doveva essere una sorta di amico animale di Belle. Where do you think you're going? I'm going to sell it. Smart move. Idiot. Oh, we must do something about your hair. If you marry a rich suitor, we'll have servants again and live in a castle. It'll be a life of luxury. Who do you suggest, Marguerite? Gaston Legume. The Marquis again? He's very handsome and rich. He should be here any minute. Any minute? Belle's got a suitor. Clarice. Think about your father and Clarice. Aren't they entitled to a better life? And me, after all I've sacrificed for this family? Un'altra scena eliminata è quella in cui Maurice viene portato davvero al manicomio. Ed è da lì che Belle lo doveva salvare. La scena però era troppo cruda e estremamente violenta. E quindi venne completamente eliminata. E Belle riesce a fermare Maurice prima che arrivi al manicomio. Un'altra scena eliminata era quella in cui la bestia se ne tornava a casa dalla caccia per portare un cerbiatto morto a Belle. Questo era per sottolineare poi tutto un discorso che avrebbe fatto Belle sul come uccidere i cerbiatti, ma venne considerato troppo crudele e in più sapeva troppo di Bambi. Gaston all'inizio doveva cercare di arrivare al castello da solo, ma nel tentativo doveva combattere contro i lupi e in questa occasione gli si dovevano rompere entrambe le gambe e in quel momento lui diceva che era stata la bestia ad averlo attaccato, non i lupi. E questo doveva spiegare il motivo per cui tutto quanto il popolo si infuriava contro la bestia. Ma è stata un'idea molto più geniale quella di fare in modo che la bestia non abbia mai fatto nulla di male e che non ci sia motivo per i popolani di pensare che la bestia sia pericolosa, se non il semplice pregiudizio. All'inizio Gaston non doveva essere accompagnato da Le Faux, il personaggio basso e divertente e nel nuovo film omosessuale, ma doveva avere un fratello più piccolo chiamato Avenant. E un sacco di idee prese dal rapporto fra Gaston e suo fratello Avenant vennero riutilizzate nella Sirenetta per la sorella di Ursula, Morgana. Nella favola viene specificato che Belle non è il nome di Belle, ma è solo un soprannome, come Cenerentola che in realtà si chiama Ella. Solo che nel classico Disney Belle si chiama davvero Belle. Belle ha 17 anni. All'inizio il principe Adam, cioè la bestia, doveva essere il principe di Francia. E non un principe qualsiasi di cui non viene specificato nemmeno che cosa governi con precisione. Gaston, how wonderful of you to come. Go right in. Thank you.
Good afternoon, Gaston. Ah, there you are. How are you today? Exhausted from all this waiting. Come, come, sit. I want to see something. We'll have to do something about those clothes. But a stylish wig? I'd say you are made for me. So, have you thought about it? I'm very flattered, Gaston, but this is a big step. Gaston! How kind of you to come! Hello, madam. Go on. And you hardly know me. Really, madam? May I have a word? My, but you look handsome today. Is that a new wig? Oh, do you like it? Oh, the color suits you. Has my niece given you an answer? Not yet. I think she's playing the coquette with me. Forgive her. She's shy around someone of such high rank and noble bearing. I understand. She needs more time. Your niece is trying my patience, madam. However, she's the only girl in the land who looks perfect on my arm. Let me speak to her. I grow tired of this game. Will you come back tomorrow? Perhaps. Isn't he handsome? Yes, but that doesn't matter. I'm not in love. Nel film live action, il naso di Mrs. Potts viene spostato anziché stare al centro, sta di lato. Questo perché gli animatori, dopo aver iniziato a fare qualche sketch, si resero conto del fatto che sì, nel cartone funzionava bene, ma nel film sembrava un naso di maiale. All'inizio doveva essere Julie Andrews, l'attrice che fece Mary Poppins, a fare Mrs. Potts, ma poi venne rifiutata. Una canzone eliminata è The Invention Convention, in cui si doveva, cantare parlando dell'invenzione di Maurice. Nella Bella e la Bestia del 2017, quella col film live action, doveva apparire in una scena che purtroppo è stata eliminata anche un gabinetto che aveva preso vita e che, faceva la doccia al povero Le Fou. La canzone Stia con noi inizialmente era pensata per essere cantata all'arrivo al castello di Maurice, perché infatti nella favola originale è Maurice che mangia al castello per primo, però questa scena venne tolta perché rallentava troppo il film prima della comparsa della bestia. Ma chère mademoiselle, è con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Ed ora la invitiamo a rilassarsi, accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta la cena. Stia con noi, qui con noi, si rilassi d'ora in poi. Leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto noi. Sput jure, antipasti, noi viviamo per servire. Provi il pollo, è stupendo, non mi crede, chieda al piatto. Vive l'amour, vive la danse, dopo tutto miss, c'est la France. È una cena qui da noi, c'est fantastique. Le prenda il menù, gli dia uno sguardo su, poi stia con noi, sì con noi, qui con noi. Che ragù, che soufflé, torte carame flambé, preparati e serviti con un grande cabaret. Lei è sola e impaurita, ma la tavola è imbandita, via la noia e la tristezza, viva la sponsoratezza, le magie e i misteri degli amici candelieri. Che raffinatezza, grazia e perfezione. In alto i calici, facciamo un brindisi, e stia con noi, poi vedrà, soddisfatta se ne andrà. Stia con noi, sì con noi, qui con noi. All'inizio nel film si doveva specificare che la madre di Belle era morta. Nel film live action, per fortuna, succede.
Negli occhi di Gaston, se avete il DVD o se in generale avete visto il film recentemente, appaiono dei teschi quando sta per morire. E questo succedeva anche al cinema, nel classico originale, ma venne tolto nelle VHS. Non si sa ancora quale sia il motivo, visto che i bambini nemmeno li notavano. E che comunque sta morendo. Molti hanno fatto notare il fatto che le ragazze fanno le corna nel corso del film, in più occasioni, diciamo. In realtà è solo una questione pratica, non cerca di rappresentare significati massonici, astrusi e nascosti. È che le persone che hanno recitato per fare questi personaggi hanno fatto notare il modo in cui, per essere leggere, dovevano fare questo gesto. E quindi si cerca di sottolinearlo il meno possibile, non perché ha un significato nascosto e cerca di convincere i bambini ad adorare Satana, ma semplicemente perché non si voleva che sembrassero delle corna vere e proprie. Ma fosse un gesto molto più leggero. Gaston in realtà ha un cognome che è Legume. All'inizio a fare le tonte doveva essere Woody Allen. Le tre ragazze bionde hanno un nome e sono Claudette, Laurette e Paulette. I don't have any money, but. Oh, Bertrand. La scena in cui Gaston spara a un'anatra, in realtà in Italia non è censurata, ma in un sacco di altri stati è stata censurata. E quindi nelle VHS più recenti non c'è più questa scena. E si passa direttamente dalla fine del pezzo di Belle a quello di Gaston. Nel film live action del 2017 potete vedere che Belle inverte una sorta di lavatrice, probabilmente grazie a suo padre. Sta di fatto che all'inizio Gaston doveva avvicinarsi e difendere Belle, ma alla fine venne tolto perché sì, ok, Gaston doveva essere più realistico possibile, ma forse così diventava anche fin troppo buono. Quando il regista dovette fare il casting per il nuovo La Bella e la Bestia, per controllare le abilità canore delle persone che stava accettando, fece cantare a tutti quanti Hakuna Matata. Dopo La Bella e la Bestia, i prossimi film live action che la Disney ha intenzione di fare sono Christopher Robin, Dumbo con la regia di Tim Burton, Dumbo, Aladdin, Il Re Leone, dove c'è Donald Glover a fare Simba, è una cosa geniale, Mulan, La Sirenetta e Crudelia, un film che parlerà della storia di Crudelia e Demon. Nel film live action del 2017 sono state usate 1500 rose. I doppiatori originali di Belle, Gaston, Chicco e Mrs. Potts compiono gli anni tutti quanti il 15 aprile. Come vi ho detto all'inizio di questo video, Villeneuve è uno dei due che hanno scritto La Bella e la Bestia. Bene, non so se ci avete fatto caso, ma il villaggio della Bella e la Bestia si chiama proprio Villeneuve. Nel corso del film del 2017 appare spesso, in giro per il castello, un grande logo con scritto WD, che ovviamente sta per Walt Disney. Allora, questa è abbastanza curiosa. Nel film La La Land, Emma Stone e Ryan Goslings hanno una grandissima storia d'amore. Ma all'inizio in La La Land non doveva esserci Emma Stone, ma doveva esserci Emma Watson, che però rifiutò il ruolo quando venne a sapere che era in produzione La Bella e la Bestia e quindi decise di rinunciare alla La Land e andare a girare La Bella e la Bestia, che dopo tutto era un po' il suo sogno. Dall'altro lato, all'inizio per fare La Bestia era stato chiamato Ryan Gosling, ma rifiutò per andare a fare La La Land. Nella canzone La Bella e la Bestia, in tutte le versioni, ci sono 5 sillabe per ogni verso. Ci sono persone che hanno speculato sui vari libri che Belle legge nel corso del film. Nel film del 2017 il libro che sta leggendo Belle è Sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare. Nel classico Disney è La Bella addormentata nel bosco. Infatti la giovane Aurora incontra all'inizio della storia il principe Filippo, ma non può sapere che quello sarà il suo vero amore, e lo scoprirà al capitolo 3, quando lo incontrerà di nuovo nel bosco. Mentre il libro di cui Belle parla al fornaio è Jack e il fagiolo magico. Thank you. That's very sweet of you. Go ahead. It's all yours. And then Sir Gawain set out to meet the fierce dragon in battle. He had traveled for days when he finally caught sight of the monster as it lay sleeping in its den.
Sir Gawain drew his sword and approached the dragon. Ah, yes, Sir Gawain and the Green Knight. A most excellent choice, my dear. A classic tale of brave knights, ferocious dragons, and comely maidens. Welcome to the library, a room you will find comforting as well as enlightening. I am Oxford. Is there anything I can help you find? Well, I like books about fantasy and adventure. Oh, splendid. We have a whole section on that in the back. Follow me. So, enjoy a good book, do you? Yes, I love to read. It's my favorite thing in the whole world. Ah, a woman after my own seams. Conosciamo tutti la bellissima canzone di Gaston e questa è una chicca molto carina. Inizialmente la canzone di Gaston non era stata pensata per il film. All'inizio la canzone era stata scritta con un testo completamente diverso, dove semplicemente si faceva un coro abbastanza serio sul fatto che Gaston era aitante, bello e attraente. E il testo diceva cose del tipo: nessuno è bello come Gaston, nessuno è forte come Gaston, nessuno caccia meglio di Gaston, nessuno ha una mira migliore di Gaston. E vista tutta quanta la canzone in cui si faceva notare che Gaston era perfetto, beh, coloro che lavorarono al film, per scherzare, iniziarono a cantare la canzone con un testo un po' diverso, a farne insomma una parodia, in cui anziché dire che Gaston era bello, facevano notare quanto sputa bene Gaston, la fossetta sul mento che è stra sexy Gaston, e tutta una serie di battute di questo tipo. Alla fine, nel film, all'ultimo secondo, decisero di tenere questa perché era diventata talmente divertente da essere migliore dell'originale. La canzone Stia con noi in realtà è copiata. Ma non vi preoccupate, la Disney ha copiato se stessa, facendo quella che è più simile a una citazione che altro. Infatti, la canzone che canta il cuoco in La Sirenetta, cioè Le Poisson, secondo i registi non era stata sfruttata al meglio delle sue potenzialità, dopotutto era molto bella, ma nessuno se la ricorderebbe mai. In questo film hanno usato le note di Le Poisson per cantare Stia con noi, in modo da usare la stessa musica ma darle vita nuova. Tutte le sculture che vediamo sul castello della bestia sono disegni scartati per l'aspetto esteriore della bestia. Il castello della bestia è in realtà un miscuglio di vari stili artistici. In base alla scena, infatti, hanno deciso di cambiare leggermente l'aspetto del castello inserendo elementi di un castello gotico, barocco o rococò. Ma all'inizio il castello doveva essere completamente diverso, pensavano infatti di renderlo molto più simile alla Reggia di Versailles. Fra i personaggi eliminati c'era una lunghissima serie di attendenti che speravano solamente di sposare Belle e che Belle rifiutava. Nel film si è deciso di trasformare Gaston nel vero e proprio cattivo piuttosto che la zia Marguerite e quindi tutti quanti i pretendenti che speravano di mettersi con Belle non erano più necessari, bastava usare sempre Gaston. Ne approfitto per farvi qualche domanda. Qual è la cosa più interessante delle curiosità che dico? Il genere di curiosità. Preferite quelle sulle canzoni? Preferite quelle sul come è stato fatto il film? Preferite le scene eliminate? Preferite le piccole coincidenze? E, delle curiosità che ho detto oggi, qual è la vostra preferita? Quella che vi ha stupito di più? In ogni caso vi ricordo che ci vediamo ogni sabato e che tutti i sabati pubblico 100 curiosità su un classico Disney, salvo casi particolari come sabato scorso, dove ho pubblicato 1000 cose che non sa sui Pokémon. Ma sappiate che è possibile che io cambi questa data e che non sia più il sabato, perché forse il sabato è il giorno giusto per pubblicare gli episodi del reality, ma vedremo, vedremo con calma. È una storia, sai, vera più che mai. Solo amici e poi uno dice un no. Non sapete pa. Vado nella mia stanza. Ma va nel tuo film.